aspettare uno o due minuti, aprendo quando uno non sa quando bisogna aspettare, meglio muoversi, perché vi chiamo io, perché con altri voi che sono un quarto d'ora siamo ancora qui ad aspettare. Comunque la giornata è fantastica, possiamo aspettare, anzi forse sto gridando un po'. Vai Angelo! Vedi qua! Aspettiamo che si mettono giù. Ieri sera ha tolto Casale, completa pochi secondi dal vincitore e
neanche 20 secondi di distacco tra il primo e il secondo Pucci Antonio, che era transitato in prima posizione al primo giro, si classifica secondo, ieri sera quinto Antonio Casali, e tra poco avremo il podio per il settore maschile, ma bisogna aspettare ancora un po' di tempo per sapere chi sarà la vincitrice per il settore femminile. E arriva il terzo, è Paione Giuseppe, Mr. Camp, 1:34 per lui. Paione Giuseppe, Mr. Camp, il terzo classificato. Arriva anche il quarto, ci dice Domenico, è vicino anche il quarto assoluto. Siamo vicini, è Di Paolo il quarto. Pettorale 393 per Di Paolo, 393 completa anche lui, Di Paolo Maurizio, della Marathon Club Chieti. A questo punto possiamo dire che i primi quattro sono tutti e quattro della provincia di Chieti. Andiamo a vedere anche il quinto, anche Marco è della provincia di Chieti. Bravo Marco, benvenuto Marco. Il quinto classificato è tutti della provincia di Chieti. Marco, benvenuto il quinto classificato, tutti atleti della provincia di Chieti. Ci spostiamo alla provincia di Pescara con l'arrivo del sesto, il pettorale 285 completa Floresi Davide. It's run! Anche lui, anche se invece per il gruppo, è qua Kevin che batte Carlo Bonelli. Lui da guardia grele, mentre lui gareggia per la tribù frentana. Siamo sempre tutti per la provincia di Chieti fino alla via arrivata. 65, completare anche Radica Antonio, ma ci siamo con l'arrivo della prima donna. E dovrebbe essere chi? Vediamo Santone De Adalgisa che vince la gara, continuando il centro. Adalgisa Tortona! Irma azzeccando la vittoria di Adalgisa Tortona, bravissima, complimenti Adalgisa. Ancora altri arrivi, Ron e Claudio. Seconda donna, Stefania capo di casa. Stefania capo di casa della Trinità Università Bruno Romano, completa in seconda posizione. A lei di una vettura Alfonso. Poi con il 15 abbiamo l'arrivo di Manoletta Fabrizio. E siamo all'arrivo della terza donna, ci facendo. Poi l'Alessandro che arriva, nel frattempo ha completato anche Cocchini, Carol, e poi ancora con il 90, troviamo l'arrivo di Del Pizzo Antonio, con la terza donna e l'arrivo di Lorella Passani, andiamo a completare con lei il podio, Lorella Passani, Randersi Chieti, compagna di squadra della vincitrice, Randersi Chieti, primo e terzo posto, secondo posto per Stefania capo di casa che gareggia per l'Atletica Pubblicità Bruno Romano, l'arrivo di Masci